Ciao a tutti, dovete sapere che sono tra le altre cose appassionata di cucina giapponese. Anche via YouTube seguo canali vari direttamente dal Giappone e un giorno guardando uno di questi video ho scoperto una ricetta nuova che si chiama Takoyaki, che viene fatta con del polpo, che per me, io non sono vegetariana, anche se ci sono certe cose che comunque ho tolto dalla mia dieta. Con il polpo per me è uno di quegli animali sacri, dopo aver visto da bambina un documentario di Jacques Cousteau. E allora ho provato a fare queste palline in versione vegetariana, che sono poi delle palline di pastella, a dir la verità, e che io ho modificato solo in parte, togliendo tutto quello che aveva a che fare con il pesce e partendo poi da una pastella di farina e brodo di verdura invece che prendere del dashi, del brodo di pesce, per poi realizzare queste palline che si sono rivelate gustosissime, ci hanno superato veramente in ogni modo le mie aspettative. E qua nel frattempo avete visto anche la carrellata degli ingredienti, quindi 100 g di farina, 340 g di brodo di verdure vegetale. Io ho utilizzato del classico brodo granulare, aggiunto questo brodo disciolto in acqua alla farina, con un frustino ho lavorato bene fino a quando ho ottenuto una pastella perfettamente omogenea, e poi a parte ho sbattuto un uovo intero prima di incorporarlo alla pastella in modo da avere poi un composto perfettamente omogeneo. Alla fine ho aggiunto 2 cucchiaini di salsa di soia. Poi il grande clou è stato, io dire la verità, questa ricetta l'avevo già pensata e ideata per Capodanno, poi però sono successe varie cose per cui non ce l'ho più fatta. Ma io perché nel frattempo ero riuscita a trovare l'attrezzo che ci serve, che ci vuole per poter realizzare queste palline, che in effetti, trovato in un negozio di casalinghi molto molto ben rifornito, era nato per altri scopi, tipo per fare i classici bomboloni. Io quando l'ho visto ho detto: ma questo è quello che mi serve per fare le mie palline. E vi dico anche subito, una ricetta che richiede un pochino di manualità, ma soprattutto anche tanta pazienza, perché bisogna scaldare il ferro solo una metà e versare un po' della pastella e poi gli ingredienti. In questo caso si tratta di cavolo bianco tagliato a striscioline, dei cipollotti tagliati ad anellini e un pochino dello zenzero acidulato tipico della cucina giapponese, quello che vi servono con il sushi e con il sashimi, per intenderci. E poi la pastella viene fatta rapprendere. Tutto questo naturalmente, scusatemi, dovete ungere bene il ferro con un pochino di olio prima di versarci la pastella e gli ingredienti, e poi man mano, aiutandovi con delle bacchette per non graffiare il teflon, anche perché in effetti è più comodo che non utilizzare una forchetta o un cucchiaino, rigirare le palline fino a quando non diventano perfettamente rotonde e consistenti e ben cotte su tutti i lati, tutto intorno, tenendo conto che dentro rimangono morbide e sono fantastiche mangiate da sole. Le potete, se volete, servire anche con un po' di salsa di soia oppure di maionese, perché anche quello che ho visto dalla ricetta originale giapponese, oppure un po' di salsa piccante, agrodolce, thailandese, ma sono deliziose, vedrete che ne mangerete a chili. Detto questo, io vi ricordo sempre di guardare dosi e ingredienti nel boxino di testo che c'è sotto al video. E se il tempo regge, settimana prossima preparo finalmente i moule di zucca con cuore di amaretto alla mela. E con questo vi auguro buona domenica e ciao a tutti.